Volevo annunciare un nuovo calciatore che adesso presenteremo, così magari se qualcuno non lo conosce, magari guardandolo capirete chi è. Sta arrivando, viste? Ti ho preso un altro calciatore. Ho visto, grazie. Ne devi prendere ancora. Infatti noi lo ringraziamo per la sua disponibilità perché si sta allenando con noi da un bel po' di tempo. Essendo un grande professionista, voluto trovare un attimino la forma giusta per poter, diciamo, stare in campo, per essere a disposizione dell'allenatore. E quindi noi non facciamo altro che ringraziarlo. Dopo Enrico Chiamalo. Buonocore, dopo Franco Taratà, abbiamo un altro ischitano, Doc, che ci darà una mano nel nostro cammino, giusto Enrico? Eh sì, no, l'abbiamo sperato questa cosa qui, è stato 2 mesi e mezzo con noi, adesso ieri ha firmato, quindi domenica a disposizione. Più che altro aspettavamo, abbiamo fatto anche la visita medica, quindi Sta a posto. è disponibile per la convocazione, no? Per quanto riguarda la partita di domenica. Ma sicuramente ci darà una grandissima mano. Credo che Brienza possa servire a far crescere i nostri giovani e soprattutto a dare qualche motivo in più a quelli un pochettino più grandi di fare ancora meglio. Quindi il nostro obiettivo era proprio quello, di avere un giocatore di grandissima qualità come Franco che desse proprio una mano a tutti i calciatori, sia quelli più giovani che quelli un pochettino più grandi. È indubbia la sua tecnica e il suo modo di giocare, quindi non è che lo scopriamo adesso. Però ecco, io lo voglio ringraziare perché mettersi a disposizione uno che ha fatto il professionista è. Fino ad oggi credo l'aveva fatto solo Enrico Buonocore, che sta qui con me, che lui è se praticamente gli tagliamo le vene esce il sangue giallo blu. A me esce azzurro purtroppo, a lui esce giallo blu. Però diciamo che è così, ognuno di noi ha la passione. Però ecco, per l'Ischia noi siamo scesi in campo con Enrico e adesso anche prima con Franco Taratà. E adesso c'è Franco Brienza. Guarda, a me già il fatto che Franco Brienza stesse con noi ad allenarsi, per me già era una grandissima cosa. Poi il fatto che praticamente oggi è un calciatore dell'Ischia a tutti gli effetti non è una soddisfazione, credo che sia qualcosa di più. Perché avere un personaggio così come lui, come Franco a disposizione dell'Ischia, credo che sia una cosa fantastica, quindi siamo felicissimi di questo. Avevo 34 anni, ero diciamo Franco viene da 3 anni che non stava più giocando, no? L'abbiamo coinvolto, secondo me ha fatto 2 mesi e mezzo di allenamento dove si è messo alla prova, ha fatto una fatica incredibile, che delle volte si è anche allenato da solo per provare, per vedere se riusciva a ritornare, e noi siamo molto contenti, ma proprio non sul solo l'aspetto del giocatore che conosciamo tutti, è indiscutibile e sicuramente ci aiuterà come faranno tutti gli altri, non in più e non di meno. Ma sull'aspetto dell'uomo, nell'aiutare i suoi compagni di squadra, i giovani e i vecchi, sarà un punto di riferimento nello spogliatoio che per me è fondamentale, no? E si divertirà a tornare a giocare, che è la cosa più bella, no? Noi quando ero giovane dicevano: ah, ma tanto prima o poi smetti di giocare, stai nel cimitero degli elefanti. Io l'ho tirato fuori dal cimitero degli elefanti e quindi siamo tutti molto felici di avere Franco, al di là dell'aspetto del calciatore, proprio sull'uomo, sta con noi. Franco non poteva stare fuori, al di là del giocare o non giocare, non poteva stare fuori da una società di calcio, perché Franco adesso giocherà, ma deve essere, poi nel tempo sarà coinvolto in qualcosa che lui gli piacerà fare, insomma, che Franco non può stare fuori dall'Ischia Calcio.
Buona formazione. Domenica Franco gioca dall'inizio, per un tot di minuti, quindi giocherà. Dall'inizio, una partita gioca Sasa Buono, Chiariele Di Costanza, Antonio Matarrese, Kelvin Matute, Franco Brienza, e De Simone, Davide Trofa, Scalzone e Simonetti. È un giocatore di qualità, un giocatore dove sa dove far arrivare la palla, anche nei momenti di che potremmo avere dei momenti, adesso non lo so a partita di domenica come sarà, però nelle partite che ci succederanno, insomma, nel prosieguo del nostro cammino, noi abbiamo proprio delle volte un po' di difficoltà nella gestione. Lui sicuramente su questo è molto bravo e quindi ci aiuterà molto in dei momenti della partita, perché la partita in 90 minuti non può essere, non è mai uguale, perché c'erano dei momenti dove si deve soffrire, dei momenti dove si va ad attaccare, e quindi nei momenti di difficoltà ci manca un giocatore che ce la tiene un attimo, ti fa fare quei 2-3 secondi nella palla per dare poi il passaggio. Noi andavamo delle volte sempre, sviluppavamo sempre il gioco un po' di fretta, questo è, secondo me Franco ci su questa cosa qui ci darà un grande aiuto. E mister, secondo lei che partita ci dobbiamo aspettare domenica? Noi dobbiamo fare una partita d'attacco, dobbiamo cercare di andare a fare gol, dobbiamo cercare di vincerla, è importantissimo. Non posso pensare a una partita diversa da quella che dobbiamo fare, da quello che ci stiamo preparando a fare. Noi dobbiamo andare a fare gol, vincere la partita, prepararci bene domani, fare la rifinitura e poi prepararci bene mentalmente, perché poi dopo sì, è una squadra che ha 2 punti, è una squadra in difficoltà, però tutte le partite vanno prese sempre con la stessa maniera, con la stessa con lo stesso modo, insomma, di pensare, di essere concentrati, perché se non ci vai con concentrazione, con la voglia, la determinazione, poi puoi trovare delle brutte sorprese. Noi questo non ce lo possiamo permettere. Questa settimana può essere, come siamo messi in classifica, noi siamo primi, quindi può essere un vantaggio, però è troppo presto, cioè finché non a febbraio, a marzo si delinea un po' tutto, e sono poche volte che un campionato va a finire che una squadra piglia tanti punti e riesce a gestirli. Delle volte anche adesso avere 7-8 punti di vantaggio è talmente tanto lungo il campionato che non ti dà mai la certezza, oppure il pensiero di poter arrivare primi alla fine è sempre febbraio-marzo, mai prima. Dopo la partita, il primo tempo, siamo andati troppo di fretta, abbiamo sbagliato tante volte la scelta, abbiamo incontrato una squadra che si è difesa molto bene. Noi il primo tempo abbiamo fatto fatica proprio nel creare, proprio. Però il pensiero, il fatto di venire in avanti, ma dopo stiamo sempre là a metà campo loro, e quindi questo è il concetto che dobbiamo avere. Poi dopo è stata una delle poche partite che veramente abbiamo creato poco, perché sono stati anche bravi loro, perché quando sono a fase difensiva l'hanno fatto molto bene, noi abbiamo trovato delle difficoltà. E invece il secondo tempo, che noi abbiamo continuato, siamo andati meglio. Quando è andata l'ultima mezz'ora, Scalzone ci ha fatto bene, ci ha aiutato molto a fare ancora più metri in avanti, ci ha tenuto la palla, ha fatto 2-3 cose che ci ha aiutato, insomma. La squadra ha giocato più veloce, ha trovato più dalla parte sinistra sempre degli spunti, Cucciri Simonetta, più dalla parte sinistra che dalla parte destra, anche se una palla Pippo Flori ha messo la palla da parte quando Angelo di testa ha sfiorato il palo. È stata una partita difficile, ma il derby, io da quando ero piccolo, la prima volta mi ricordo il derby a Ischia, avevo 7 anni, che è successo casino con Daniele Laura, che no, a Forio, avevo 7 anni, 1-0, l'anno dopo 1-0, quindi avevo 7 anni, ma ora ce ne ho 51, sono 44 anni fa.
non è mai stato. L'anno scorso si è vinto il derby lì 3-0, il ritorno non è stato facile, che il primo tempo è stato 0-0, Furia aveva fatto bene, 2-1 è finito l'anno scorso. Il derby sono sempre particolari. Io l'anno con l'Ischia, con l'H-, Cama ha fatto 3-3, perdevamo 3-2, abbiamo fatto con la 90esima, quindi non è mai facile. Io non lo so, non, quelle sono valutazioni che fanno a Forio. Io sono tifoso del Forio, perché io da piccolo io andavo a vedere Forio, quindi c'è pure allenato 9 anni fa. È normale che io sono molto dispiaciuto, ma poi dopo non è che a Forio sanno loro, sono le cose che fanno, cioè la società decide di, in base ai risultati, a quello che hanno. Però Peppe è un'istituzione, per noi da quando sono tifosi dell'Ischia, Peppe è una bandiera, persone che voglio bene, è amico di mio padre, quindi sono dispiaciuto. Però poi dopo le scelte che ha fuori, io insomma, la società ha deciso così, però Peppe rimane sempre, io per me è stato, io andavo a vedere l'Ischia, anche quando giocavo ai ragazzi nel Napoli, la domenica pigliavo la scafa e andavo a vedere l'Ischia, quindi io sono tifosi dell'Ischia, Peppe è stato un'istituzione. Peppe è un idolo, per me sarà sempre così. E che cosa ne pensa di Iervolino come nuova scelta, appunto, per sostituire Mister Monti? Non lo so, non lo conosco molto bene come allenatore. Io ho visto tante partite l'anno scorso, non ho mai visto lavorare. Peppe lo conosco da una vita, anche come allenatore. So il suo pensiero, io lì non ho capito bene. Poi quando capirò te lo dirò. Non ti nascondo, c'è emozione, perché comunque, come diceva Enrico, la mia situazione è un po' particolare, perché io ho smesso 3 anni fa a Bari, poi ho fatto un anno da dirigente, poi quindi una volta che smetti e stacchi un po' tutto l'interruttore generale, fai fatica dopo a riprendere, non era nemmeno in programma comunque. Però comunque dopo sono stato coinvolto già dall'anno scorso inizialmente da Pino, da Mario, però comunque facevo fatica, troppo fatica. E poi quest'anno comunque c'è stata la parte comunque in più di Enrico, di Taratà, comunque l'insistenza, comunque io ho messo il fisico un po' sotto sforzo per cercare di capire realmente dove... L'hanno sporcherizzato praticamente. No, dove potessi arrivare, perché dopo le risposte alla fine te le dà il fisico, te le dà la mente, il campo, lì riesci ad avere delle sensazioni. E non ti nascondo che tuttora una parte era molto per il sì, un'altra parte dice no, che fai, perché cioè un fisico, capito, e cerchi di... Però a me il fatto di non aver mai indossato la maglia dell'Ischia, essere andato via da Ischia all'età di 15 anni, aver fatto solo il settore giovanile fino al campagnano, quindi c'era questa cosa un po' che volevo realizzare dopo, se c'era la possibilità. Quest'anno, essendo comunque la maggior parte sempre tutti di Ischia, questo progetto che può andare avanti, e c'è la volontà di dare una mano. È normale che io su di me ho sempre avuto in vita mia, quando giocavo, aspettative alte, perché il livello era alto, le aspettative sono alte. Ora è normale, che ovvio che sicuramente la gente un po' di aspettativa ce l'ha, però capisco che io sono qui per dare una mano, anche prima che non avevo firmato. Comunque io davo una mano a prescindere dallo spogliatoio, i ragazzi più giovani, cioè ero uno di loro a prescindere, poi dopo non ero dentro ancora, ma comunque ero uno di loro. E ora sono dentro a tutti gli effetti e spero di dare una mano. A me piace, non mi piace parlare molto, non sono mai stato bravo, cioè io evito stampe, cioè evito social, evito, perché non mi piace. Sono sempre stato abituato a più a fare che a dire, cioè, perché a me conta più l'esempio visivo che quello di parlare. Io ripeto, il contributo che do è quotidiano, è giornaliero, nell'aiutare soprattutto i giovani, perché ci sono dei giovani interessanti dove devono migliorare, dove si può migliorare. Ci sono giocatori esperti che già hanno fatto queste categorie, le hanno vinte, quindi io sono comunque per la categoria, sono un annuente, cioè, all'esordio. Infatti mi ha detto che devo portare pure i pasticcini, perché devo... E quindi c'ho molto da capire, ecco, in questo. Però cioè, la squadra posso dire che è un gruppo sano, che lavora bene ed è centrata
per quello che deve fare. È normale che c'è da sempre, giorno dopo giorno, quotidianamente, il lavoro, i risultati aiutano a far bene, a far sì che stai lassù e devi lottare fino alla fine, perché comunque ci sono anche altre squadre attrezzate per vincere. È un bel rapporto, perché comunque lui ci ha messo tanto del suo a farmi rientrare, non ti nascondo, ci ha messo molto. Noi non c'eravamo riusciti. No, ci ha messo insieme, dopo no, vabbè, poi dopo ci sono, capito, come giravi la clessidra, poi giravi dall'altro, poi scendevo fin quando non si svuotava. Però ci ha messo tanto, è proprio, cioè, in merito a questo, il coinvolgimento che ci sono queste persone cioè, comunque passionali, l'amore che ci hanno verso l'isola, io dovevo fare un gesto e dare una mano, cercare di dare una mano. Il mio problema fondamentale è stato, non è stato male sul tentativo, il fatto di aver smesso e dopo, cioè, tu da 3 anni fermo, prova a tenere una macchina ferma 3 anni. Ma tu non sei professionista, come l'ha fatto? Ad alti livelli, con la cioè... Le energie sono tante, se tu provi ad avere la tua macchina, faccio un esempio, tienila 3 anni fermo, la prima cosa che fate, cambia la batteria e comincia a cambiare, capito? E quindi è così, questo è così, da 3 anni fermo, dopo riaccendere tutto piano piano, però c'è la voglia di dare una mano, proprio perché all'interno ci sono persone che meritano di dare una mano, i tifosi sono una parte integrante di questo. Non voglio che l'attenzione viene su di me, perché in generale è bello fare l'entusiasmo che ci sia, ma l'attenzione va sempre verso la squadra, sì. E verso, è giusto che sia così, perché la squadra fino ad oggi è prima per merito, e quindi non sottovalutiamo la partita di domenica, dopo l'attenzione va su di me e si sottovaluta la partita, perché le partite iniziano tutte 0-0 e vanno giocate, sì. E queste sono le partite poi più difficili da preparare, perché quelle dopo successive dici magari giochi col Pompei, l'attenzione sale già da sola, quindi sono partite importanti. È un campionato comunque ti fa capire che devi giocarle con tutte, perché puoi perdere punti con tutte, è stato dimostrato, quindi il giudice vero è il campo, però l'Ischia ha delle buone possibilità quando gioca come ha fatto la maggior parte delle partite, a qualità, a intensità, quindi ha queste possibilità di giocarsi fino alla fine le proprie carte. Emozioni forti, che sono sensazioni che provi al momento. Io ricordo quando la società non me l'ha nemmeno comunicato, quindi allora l'ho letto dal televideo, quindi pensa un po', c'era il televideo, quindi ora è tutto social, si sa un mese prima quando è. Quindi l'emozione è stata forte, poi quando la indossi e quando l'inno nazionale cioè un altro sport. Sì, no, ma quando fai poi dopo, quando accetti determinate condizioni, sai cosa vai a affrontare, sai, però la base c'è proprio quello, ecco, io non, sicuramente non posso tornare quello che ero, e questo lo so da solo, però il fatto di dare una mano e di avere lo spirito però che avevi prima, quello c'è, quindi se c'è lo spirito e l'entusiasmo di affrontare le cose, poi dopo ci saranno le difficoltà e in quel momento devi sopperire alle difficoltà. Il comune nella persona del sindaco che in tre giorni hanno risolto per noi un problema abbastanza antipatico, quindi è dall'inizio di questa avventura nostra personale che il comune ci sta vicino con il sindaco, con Gianluca Trani, con Ciro Cenatiempo, che se il campo adesso ha un'altra faccia, penso che avete visto, no? Lo dobbiamo al comune e a queste 3 persone che ho citato prima, che ci sono vicine e qualsiasi problema abbiamo basta chiamarli e vengono qua a darci una mano, quindi diciamo, a parte Franco che ci viene a dare una mano, anche il comune ci dà una mano, è quello che serve per fare una grande Ischia. Diciamo che io sono a disposizione dei tecnici, nel senso che c'è Enrico Buonocore, c'è Franco Talatà, c'è Mario Dubrano, che praticamente mi diranno che cosa si dovrà fare per dicembre, e noi come società, con tutti questi che sono alle mie spalle, che già abbiamo avuto una riunione settimana scorsa, siamo disponibili ad accontentarli, perché noi vogliamo un'Ischia sempre più forte, ma questo non è perché vogliamo, diciamo, che vogliamo vincere il campionato, perché vogliamo fare sempre bella figura per la nostra Ischia, quindi se c'è da migliorare questa squadra, noi siamo disponibili a migliorarla. E quindi seguiremo le direttive dei nostri tecnici. Possiamo anche anticipare che sì, di Luigi Buono, che per noi è un ragazzo importantissimo, l'abbiamo ceduto alla Pudolana perché lui voleva fare un'esperienza in Serie D,
e quindi noi ce lo riprendiamo volentieri perché secondo noi è un gran bel giocatore. Le gerarchie vanno rispettate. Prima delle punizioni bisogna fare la forza per tirare la punizione. Prima bisogna conquistarle, poi bisogna tirarle. Vai, diciamo tra buono copo, manco solo io, ma solo io fa un minuto con l'ischia, io sono fatto il settore giovanile.